Scommetti sotto porta. Le conosco. Ma Federico dov'è? Ma Federico è pena, non si trova più Federico, ma che fine ha fatto? Federico, vieni. Vieni. Vabbè. Andiamo a leggere le scommesse. Si scommette, che dici se torniamo anche magari in video, volendo, insomma ti faccio questa proposta lampo. Si Sì, torna sì, sì. in video anche tra poco. Per la felicità dei nostri ascoltatori. Allora, però, dicevamo, leggiamo le scommesse nel frattempo che ci organizziamo in video. Anzi, facciamo una cosa, io ti faccio una controproposta proprio ora in diretta. Sì. Ti voglio chiedere anche, diciamo, un giochino da fare per le scommesse, oltre a quelle che abbiamo scelte già noi. Un tuo parere, insomma, su tutte quelle che si giocheranno. A partire dalla bellissima Empoli Pescara delle 15 di sabato, appunto, come dicevamo prima, ti do un parere generale, ecco, insomma, un tuo parere in ottica bolletta di queste sfide, oltre a già quelle che abbiamo, quelle là che si va ad escludere chiaramente da questo punto di vista, che abbiamo già deciso per le nostre, cioè quelle extra, diciamo, per quanto. Allora, adesso non ricordo precisamente tutti quelli che abbiamo scelto per questa settimana, quindi insomma, rischierei poi di fare qualche doppione. Di sicuro è una giornata in cui, secondo me, ci potrebbero essere delle sorprese, non solo perché c'è lo scontro diretto per la salvezza Empoli-Pescara, ma anche perché a noi piace sperare e immaginare che la gara, ad esempio, del Dall'Ara non sia già scritta, quella tra Bologna e Roma, e poi perché le milanesi sulla carta hanno due partite facili, l'Inter giocherà a Crotone e il Milan ospiterà il Palermo. Ecco, due squadre Quindi che hanno più di un piede, sì, di diciamo. fatto Empoli-Pescara è una partita importante per questo, perché se l'Empoli vince praticamente si assicura la salvezza, quasi matematica. Se vincere a sorpresa il Pescara magari fuori casa potrebbe riaprire tutto e le gare anche di Crotone e Palermo assumerebbero un sapore decisamente diverso. Ok, allora, leggiamo prima le Sì. nostre e poi andiamo con i commenti sulle Sì. altre, così facciamo un bel emplaino, qualora, ecco, diciamo, gli ascoltatori vogliono, ecco, scegliere un extra di quello che abbiamo invece scelto noi. Allora, Juventus Chievo, partita che sembra decisamente Scontata. scontata, quindi l'1 della Juventus, Sì. l'Atalanta che visse il successo dell'andata col Sassuolo, ma in questo caso si gioca appunto a Bergamo, Atalanta-Sassuolo 1 più gol, azzardata ma ci potrebbe stare. Comunque tu te la sei presa con Berardi, alla fine ha segnato, tutti ostili, però ha segnato la settimana Se si scorsa. ripete in questa occasione, 1 per Tomori. Cagliari-Torino, over 2,5, ci sembra giusto, non Sì. fosse altro che c'è il capocannoniere della Serie Sì. A, Belotti, e il Cagliari di solito è una squadra offensiva, come il Toro stesso, che prende gol, quindi insomma ci potrebbe Vengo io le essere altre, allora, Crotone un Inter 2, quindi la vittoria dei Nerazzurri all'uscita sembra abbastanza scontata come quella del Milan in casa col Palermo, dicevamo prima 1. E poi c'è il gol di Lazio-Napoli, perché ci comunque potrebbe due stare. squadre che segnano, il Napoli e il Torino prende tempo, ci E può quindi, stare tranquillamente. allora, le ricapitoliamo e Sì. poi andiamo con le altre. Allora, Juventus-Chievo 1, Atalanta-Sassuolo 1 x più gol, Cagliari-Torino 1 over più gol. 2,5, ah 1 più gol, perdono. Cagliari-Torino over 2,5, Crotone-Inter 2, Milan-Palermo 1 e Lazio-Napoli Quanto potete 2. giocare? 3 euro, ma anche molto molto di Molto, più. molto Anche di la casa più. di Federico li potete giocare. Per questo che non c'è, l'ho trovata Esatto. da qualche Lo parte. trovate vaga che vaga da qualche parte. Povero Fede. Allora, dicevamo, andiamo con i commenti sulle altre sfide, caro Ciro. Allora, dicevamo, in ottica bolletta. Allora, Empoli Pescara, per te come potrebbe andare? Partita di pronostica. Io azzardo un 2, dai, di 2 del 0. Sì. Pescara. 2 del Pescara. Ci può stare. Io ti butto un over 2,5, ma mi era quadrato pochissimo, conoscendo insomma le Però caratteristiche l'Empoli è offensive. una squadra rocciuta che non prende tanti gol, eh. Eppure questo è vero, però insomma può Ha preso, essere, l'Empoli ha può chiuso più, essere. paradossalmente l'Empoli ha chiuso più volte del Napoli a porta inviata per le sue partite. Però è pur vero che No, segna segnato meno di Insigne l'Empoli. molto. Anzi, Questo meno di Mertens. Addirittura leggevo una statistica che 6 calciatori in Serie A segnano più dell'Empoli, tra cui Mertens tra cui appunto. Mertens, insomma, ci sono squadre che segnano col contatto, c'è giocatori che segnano proprio più di quelle squadre. Incredibile. Sampdoria Fiorentina. Bella partita.
bella partita con la Samp che ha giocato benissimo a Milano. Lunedì ho visto la partita con l'Inter, ha meritato la vittoria, un calcio stupendo veramente, insieme all'Atalanta e al Napoli, i tre calci migliori del campionato. Sampdoria Fiorentina, quindi come finisce? Secondo me vince la Samp, voglio vince la Samp voglio dopo il colpaccio sì, di Milano. Sì. Due della Fiorentina. Ok, mi due della piace Fiorentina. pure. Bologna-Roma non l'abbiamo messa, quindi Bologna-Roma 0-3 2-2 a tavolino. No, no, facile, era facile. Roma 3-0, niente possibilità. Difficile, dai. E poi di solito l'equazione massimo un gol da pure rete mai, ma per il resto ma proprio così sottilette craft, niente. Non no, credo proprio. Niente proprio, guarda, verranno forse fatte sottilette, insomma, questo. Come ce ne sono le sottilette? Sì, poi di Dese Genova vedo un'altra partitaccia, insomma. Udinese Genoa o 1x, ma proprio no, uno anch'io. Sposo il tuo pensiero.